appuntamento con Terra Santa Link, la nostra linea diretta con Gerusalemme. In apertura la difficile situazione in Iraq, dove almeno 7 persone sono state uccise a Baghdad da 3 autobombe. 2 degli ordigni sono esplosi a Baia, a sud della capitale irachena, uccidendo 5 delle vittime, mentre altre 2 sono decedute per lo scoppio di un'altra vettura imbottita di esplosivo in un quartiere limitrofo. Almeno 13 i feriti. Nei giorni scorsi altre 4 autobombe erano esplose in serie a Baghdad, uccidendo 16 persone. E mentre aumentano le violenze e gli attacchi terroristici, i cristiani lentamente abbandonano l'Iraq. Quelli che rimangono, spiega il vescovo di Baghdad, sognano un futuro di pace che ancora non esiste. Il 2014 è iniziato con un carico di paura in Iraq. Nel solo mese di febbraio sono oltre 470 le vittime di attentati terroristici ed oltre 1450 dall'inizio dell'anno. Le ennesime stragi che vanno a sommarsi agli ormai 8000 civili morti nel solo 2013. Cifre che sfiorano quelle del periodo nero fra il 2005 e il 2007. Forse non c'è più la guerra in Iraq, ma la violenza è diventata ormai quotidianità, creando un clima di costante paura e mancanza di libertà. Una situazione che si riflette sulla condizione della comunità cristiana, ridottasi drasticamente negli ultimi anni. Il 1,5 milioni di fedeli presenti nel paese prima della caduta di Saddam Hussein nel 2003 si è ridotto ad un terzo. Gli altri sono scappati all'estero o nel nord dell'Iraq, più sicuro. È quello che è successo anche nella capitale, Baghdad, svuotatasi della presenza cristiana. Non è facile descrivere così in maniera perfetta questa condizione. Comunque quello che si può dire è che non è molto migliorata questa condizione, soprattutto questi ultimi mesi. E non vorrei dire solo la condizione dei cristiani. Cristiani, come gli altri iracheni, vivono ancora direi il sogno di una pace vera, di un paese normale, e quello che non è ancora la realtà è che questo paese non è ancora veramente normalizzato, e quindi la violenza, che forse diminuisce un po', poi riappare ancora più forte, scoraggia, quindi anche loro, i cristiani sono scoraggiati, ma penso che anche gli altri iracheni non è che possano fare eccezione. In questa situazione la Chiesa Latina Irachena cerca di fare la sua parte, fedele allo spirito dei missionari carmelitani scalzi che l'hanno fondata e a quello dei domenicani che l'hanno arricchita. Tra gli interventi concreti raggiunti negli ultimi anni, la costruzione di 2 ospedali e di altri piccoli centri sanitari, il progetto di costruzione di un grande ospedale nel nord, la riapertura delle prime scuole private dopo la nazionalizzazione del 1973, l'attività di decine di centri catechistici e la presenza di congregazioni femminili molto attive. Il Ministero di Servizio della Chiesa è oggi più che mai necessario per ridare speranza alla popolazione. L'arcidiocesi di Baghdad centra la sua opera sullo sviluppo della persona, nella ferma convinzione che la ricostruzione dell'intero Iraq sarà vana ed inutile senza la ricostruzione integrale della persona umana e del popolo iracheno. La responsabile della diplomazia dell'Unione Europea, Catherine Ashton, e il ministro degli esteri iraniano, Mohammed Javad Zarif, sono giunti a un'intesa sulla roadmap per la risoluzione della questione del nucleare iraniano. Lo hanno annunciato gli stessi Ashton e Zarif a Vienna, in Austria, in occasione dell'incontro tra il cosiddetto 5+1 e i rappresentanti dell'Iran. In questi 3 giorni abbiamo identificato tutti i temi che dobbiamo affrontare per arrivare a un accordo finale comprensivo. C'è molto da fare, non sarà facile, ma abbiamo iniziato bene, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Oltre alle discussioni politiche, ha continuato, abbiamo iniziato il lavoro tecnico fissando una tabella di marcia per gli incontri per i prossimi 4 mesi. Gli esperti si incontreranno inizio marzo. Resto convinto che potremmo presto raggiungere un'intesa definitiva, ha aggiunto Zarif. Il prossimo incontro del 5+1, a cui partecipano Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania, con l'Iran, è stato fissato per il 17 marzo.
i problemi e i conflitti tra israeliani e palestinesi avranno termine solo quando si riconoscerà il ruolo cruciale delle religioni nel processo di pace, perché non possiamo pretendere di trovare una soluzione senza tenere in conto la dimensione spirituale di questa terra. Così il patriarca latino di Gerusalemme, Fuad Tual, si è rivolto al funzionario statunitense Sean Casey nel corso di un colloquio incentrato sul contributo decisivo al che le comunità religiose sono chiamate a offrire per la pacificazione della Terra Santa. Casey dirige l'Office of Faith-Based Community Initiatives, organismo connesso al Dipartimento di Stato USA e istituito dal segretario di Stato John Kerry con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità religiose nella politica estera degli Stati Uniti. Nel colloquio svoltosi nei giorni scorsi, sia l'inviato USA che il patriarca hanno espresso grandi aspettative rispetto alla prossima visita di Papa Francesco in Terra Santa. Le scuole del Patriarcato Latino di Gerusalemme in Palestina e Israele hanno iniziato un cammino di riflessione e revisione riguardo alla missione educativa e sociale che sono chiamate a svolgere in un contesto umano caratterizzato da forti processi di cambiamento. L'occasione per ridelineare le forme e i modi dell'esperienza educativa collegata al Patriarcato è stata la riunione mensile dei direttori degli istituti scolastici interessati ospitata dal Carmelo di Betlemme. Molti degli interventi sono stati concordi nel riconoscere che la missione delle scuole del patriarcato rimane la stessa, ma proprio per viverla nel contesto presente è importante andare incontro alla società e ai giovani di oggi. A questo scopo è stato selezionato un comitato di docenti e collaboratori a cui è stato affidato il compito di studiare nuove proposte miranti a costruire un migliore ambiente educativo al servizio degli alunni. Primamente questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana con Terra Santa Link.